Ma voi lo sapete che giornata è il 25 ottobre? Il 25 ottobre è la giornata internazionale della pasta. Sì, perché questo simbolo della dieta mediterranea è stata pensata e riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi patrimonio immateriale riconosciuto dall'umanità stessa. Infatti la pasta da sempre simbolo dell'italianità e anche simbolo di convivialità, simbolo di familiarità. Pensate infatti che ha avuto la sua massima esplosione quando Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, l'aveva assaggiata a Napoli e l'ha portata in America con la prima macchina per realizzare la pasta assieme ad una scatola di maccheroni. Infatti poi nel XIX secolo la pasta ebbe in America una grande popolarità e una grande diffusione. Perché? Perché a seguito dell'immigrazione degli italiani verso gli Stati Uniti questa tipologia di piatto è stata particolarmente apprezzata. Infatti ogni anno a seguito di questo si celebra la giornata dedicata alla promozione e alla valorizzazione di questo prodotto particolare che si assaggia, si mangia in tutte le case, in tutte le sue versioni, nella versione corta, nella versione lunga, così come facciamo in tutte le nostre strutture o anche noi qui a Val Grande. Ma voi lo sapevate che poi a Roma è stato anche realizzato ed organizzato un museo nazionale della pasta in prossimità della Fontana di Trevi, dove si possono vedere le diverse evoluzioni, la storia stessa di questo particolare prodotto e dove sono esposti gli elaborati di concorsi dedicati alla nostra pasta. E voi? Quale pasta invece preferite? Pasta lunga o pasta corta?